Allora, io intanto sono contento perché la presenza di tanti sindaci significa che è una questione di vitale importanza per i territori dove noi governiamo e soprattutto per quella salute che purtroppo in questi ultimi tempi sta venendo meno. Con oscura anche in realtà della voce, perché gli ho detto che purtroppo no, tutta la zona regina, la Roccella, Monasterace, tutta la zona regina viene assoverata. Cioè, frequento sulla zona perché Loki ormai è un discorso a parte. Si è arrabbiato dicendo che io e noi non sappiamo nulla, che Loki deve funzionare, che Loki deve dare risposte, che lo dobbiamo dare noi, che non è vero i numeri che diciamo noi. Io ho anche invitato a vedere il registro dei ricoveri per vedere che c'è stato un aumento esponenziale del 30-40% dei pazienti che hanno bisogno del frequento ospedale sovrano. Voglio dire, allora, questi numeri sono importanti perché venga fatta una rivisitazione, no, di questo piano aziendale e di dare dignità, no, a una zona ionica che è già trascurata per tantissimi motivi. Io non lo so per quale motivo questo non viene fatto. Io dico che anche assente la regione, perché non è possibile che sulla discussione di un piano aziendale la regione possa essere latitante, perché secondo me perché gli sta bene questo discorso di chiusura di servizi essenziali, perché altrimenti non c'è una giustificazione tale perché Soverato tra qualche mese chiuderà. E questo mi dispiace perché io ho visto in questi 19 anni che ho dato la mia professionalità, come l'ha dato il dottore Leto e tanti altri colleghi che lavorano in ospedale, non è possibile che una realtà così importante su un territorio così degradato, abbandonato con diverse problematiche, deve anche subire l'onta di una chiusura di una realtà come Soverato. E lo ribadisco, l'ho detto pure nell'altra riunione, è un grosso patrimonio il fatto che sempre un numero maggiore di sindaci si riunisca a discutere altri dal rinnovo generatore centrale, perché di fatto vanno nella direzione di salvaguardare queste strutture, le piante aziendali. Poi nella pratica quotidiana questo non si traduce, però le piante aziendali vanno. Perché nella pratica quotidiana non si traduce? Perché noi, e vengo alla problematica dell'ospedale, nel nostro ospedale abbiamo grosse criticità, ne parlavamo con le proprie telefoniche l'altro giorno, ci sono grosse criticità che non è che avvengono per disgrazia divina, avvengono per cattiva gestione. Cioè se a Soverato, facciamo un esempio, non funziona la radiologia e se ancora andiamo a fare figuracce in altri presidi ospedaliani, in altre strutture del nord, tipo tu mandi un paziente oncologico che ha fatto un attacco a Soverato alla oncologia di Catanzaro, non a quella di Milano, quella di Catanzaro, l'oncologo di Catanzaro ti ride in faccia, dice ma ancora questi cartoncelli girati, cioè con le lastre, non si va più con le lastre, adesso si va con il disco, uno mette al computer e si vede questi problemi, sta dottoressa che stava, o vede se c'è l'infermiera che fa un turno in meno o un turno in più la mattina, perché di questo si tratta. O se è applicata la norma europea sui turni, eccetera, perché dalla mattina alla sera questo fa. Non si pone il problema se si rompono gli ascensori. Ed è vero, gli ascensori sono rotti. Se saliamo in questo momento all'ospedale di Soverato, sono rotti gli ascensori. Le persone devono camminare a piedi delle fare, cardiopatici, insufficienza, e anche medici obesi come me, che devono andare al quarto piano, hanno problemi a salire a lavorare la mattina. Voglio dire, è un problema serio. Se uno riesce a garantire un ospedale, un ascensore che funziona, ma di che cosa parliamo? E poi veniamo all'ospedale. L'ospedale, io ho sentito uno scorcio di intervento di Michele Dossi, i famosi 500 parti. È vero, l'ospedale sono ormai 500 parti. In virtù di linee generali fatte dal lavoro, associazione, ginecologi italiani, è un reparto che dovrebbe, non un punto nascita, non ha i requisiti da questo punto di vista. Però, signori miei, perché non hai è una volta ce l'avete. Ma voi lasciateci lavorare in pace 6-7 mesi e vedete se ve li portiamo i 500 e i 600 parti. Non si lavora in condizioni di tranquillità. Ortopedia. Io non ho nulla contro i colleghi ortopedici, ai quali va la mia stima totale, sono bravissimi, hanno una produttività, eccetera. Per dire come è una questione pure di simpatia e di antipatia. L'ortopedia
l'hanno studiato una grande parte sul processo. E magari gli otto medici erano antipatici. Ma sono tornati di moda, gli otto medici struttura complessa. Perché ha sempre via gli altri, ma io non mi farei intendere, io non ho nulla con i colleghi otto medici, anzi sono un reparto che deve servire da esempio a tutti. Ma come che oggi loro ancora sono struttura semplice, però in tutti i piani di scuola, nel primo e nel secondo, in tutti i piani aziendali è diventata struttura complessa, perché sono diventati simpaticissimi. Invece i ginecologi, che sono antipaticissimi, a scadenze settimanali, a scadenze mensili, combattono con la chiusura, con la chiusura, e non gli hanno messo una struttura complessa, non gli hanno messo struttura complessa. Sicuramente il direttore generale ci lascerà con delle indicazioni, con degli indirizzi, che risponderà pure a qualche obiezione che dobbiamo fare, credo che sarebbe. Quindi contentissimo dal punto di vista, però strascontento dal punto di vista dell'organizzazione ospedaliera. E poi vi prego, a voi della direzione, vogliate un po' di tempo di questo ospedale. Perché è vero, non è volente. Cioè, probabilmente la testa non è verso questo ospedale, è verso altre cose, verso altre strutture. Perché se si è quotidianamente, qui mi ripeto, a combattere con l'ascensore che non funziona, o con sanitario che non può andare in ferie, o con la sostituzione di una maternità e un anestesista, un ginecologo che viene sospeso, eccetera, queste sono cose di prassi che dovrebbero funzionare routinariamente. Non dobbiamo riunirci 35-50 discutere di questo, o se c'è una lista attesa lunga in cardiologia. Noi dovremmo discutere di profili più ampi di sanità, di costo, di medicina sul territorio, vedere come incrementare, ma non certo dei turni e delle effetti delle cose. Io per il momento questo voglio. Chiaramente la maggior parte dei sindaci sono sindaci nuovi, quindi quella fase non l'ha vissuta, però noi parlavamo anche di numeri elevati, di prestazioni elevate. Quello che a me preoccupa adesso è tornare su Chiaravalle, cioè un territorio dell'entroterra che per anni e anni ha avuto una struttura sanitaria che ha ben lavorato, quindi un'utenza forte del territorio delle tre serre che aveva delle prestazioni che abbiamo avuto nell'ultimo mese quasi 4-5 persone che sono decedute di infarto veloce. C'è gente che era nei campi, gente, il maresciallo dei carabinieri, il caserme, il tempo di arrivare, purtroppo non c'è stato niente da fare. Parliamo di 5 casi nell'ultimo mese e mezzo, cose drammatiche. Quindi io dico, vogliamo parlare di casse della salute, vogliamo parlare di un primo intervento, però che ci sia. Ci sia, perché poi noi partiamo dalla radiologia, che non si chiede una grande radiologia di sacchè, ma ci basta una piccola radiologia che possa fare quelle cose piccole funzionalmente. Noi abbiamo bisogno, la moto c'è, è peccato ipotizzare che poi ti disturba, perché come diceva bene Primo Reo, il punto di riferimento poi siamo noi sindaci. E chi ci viene e ti chiama a guardare, noi sappiamo, perché col direttore ci siamo incontrati, ne abbiamo parlato, si ipotizzava che ci doveva essere un solo tecnico che garantiva uno o due giorni alla settimana alcune prestazioni, però questo tecnico non arriva. Allora, se arrivano delle indicazioni dalla direzione generale, perché si deve frenare questo meccanismo che possa garantire il servizio? Allora noi diciamo, si diano delle indicazioni tali che poi debbano essere eseguite. Noi non chiediamo quindi per la casa della salute, in questo caso, permettetemi se volgo tutta la mia attenzione sulla casa della salute, ma è importante che questo territorio venga salvaguardato, e per essere salvaguardato ha bisogno di piccole cose, di piccole attenzioni e non di grandi opere. Chiaravalle è necessario di essere una struttura territoriale, una volta per tutte questo fatto di essere una struttura parzialmente ospedaliera continua fortemente a danneggiare questa struttura, perché deve essere poi sempre quel mezzo di salvataggio verso altre strutture che poi non ti garantiscono il lavoro, né funziona né sul Chiaravalle e né sul Soverano. In questo depauperamento che cosa comporta? È una grossa difficoltà, perché noi come pronto soccorso abbiamo Catanzaro e abbiamo Lavezia. Germaneto non ha il pronto soccorso, quindi Soverato diventerebbe non più un pronto soccorso ma un pronto letto e basta. Ecco, succederà questo? E la mia una domanda, non è una risoluzione. Gli antecedenti poi al nuovo decreto 64 di misura
E quindi la prima domanda dovrebbe essere quella di capire se questo nuovo decreto scura possa impattare sugli atti aziendali, che avete già detto da, ormai da diverse settimane. Dopodiché tutti quanti noi, almeno io sicuramente, parlo per me, dovremmo fare uno sforzo in più, almeno io, nel studiare in effetti qual è la geografia sanitaria del nostro territorio, proprio per non avere incertezze nel pensare se un pronto soccorso rimarrà aperto a discapito di un altro, quindi avere un quadro completo e capire quale futuro vorrà avere l'ospedale Sollevato, quale la Cassa della Salute di Chiaravalle. Quindi probabilmente avremmo dovuto prima ascoltare il dottore Perri nel capire come vogliono, intendono e come stanno tracciando il futuro di questo territorio e in che modo il decreto scura, il secondo, quello 64, il 5 luglio, impatti. Dopodiché, dopo aver assimilato le loro decisioni, eventualmente riunirci e portare poi sul tavolo delle discussioni. E per questo quindi, non è non solo a conoscenza di tutti, è per questo ha parlato il decisore che conosce quello che dice, scusate, quello che dice il nostro amico Drossi è vero, nel senso che per esempio per quanto riguarda il laboratorio non esiste nessuna struttura, ora che il laboratorio non ci sia, nessuno l'ha detto, ma che non esista la struttura è altrettanto questo. Sul terreno scuro questo c'è, quindi noi questo lo sappiamo. Quindi una cosa sono le funzioni che vengono meno, un'altra cosa che vengono meno ai cittadini, un'altra cosa sono le strutture che vengono declassate, che vengono meno ai colleghi, e questo, mi consentite, è molto meno importante, anzi decisamente irrilevante, ok? Cioè se qualcuno di noi ha una struttura in meno rispetto alla situazione precedente, non è quello il problema su cui si fa una battaglia politica, ok? Quindi queste due cose vanno nettamente distinte. Sotto Scopellini, l'ho detto perché, sotto Scopellini hanno approvato delle linee guida e sono state fatte proprio da Scopellini. E quali le linee guida dicono? Ci sono le strutture complesse di nefrologia dell'azienda ospedaliera, dopodiché esistono i centri d'assistenza limitata e i centri d'assistenza decentrata. I centri d'assistenza decentrata al di meno sono i centri d'assistenza limitata. L'apparato di nefrologia arriva al centro principale, il quale viene stabilizzato, viene curato, viene messo nelle condizioni ottimali per essere mandato al centro di periferia. Questo discorso ad oggi non si verifica da nessuna parte. Quindi quello che lui dice esiste sulla carta, ma nella verità viene arriva l'apparato non stabilizzato, l'apparato che sta morendo. Questo uno deve capire e lo deve dire per una sua intellettuale. Io non mi trovo con un ammalato che batte, io mi trovo con un ammalato che muore tutti i giorni. Questo è il problema. Se volete togliere di assi, togliete, ma mandateci la circolare e diteci. Voi medici dei centri decentrati dovete prendere solo gli ammalati che esistono, che mi inviano i centri di nefrologia principale, non perché la fistola atterovenosa, scusami, la fistola atterovenosa e per non parlare, scusami, mi prego, però il risposto deve essere lì. Mettono accesi sono nati semplicemente dall'applicazione di un decreto del commissario ad acta Scopelliti che all'epoca aveva approvato le linee guida regionali per quanto riguardava la nefrologia. Però tra quelle linee guida approvate nel 2012 da Scopelliti e la realtà dei fatti esiste praticamente un diluvio, nel senso che sono rimaste lettera morta sulla carta, quindi quelle linee guida avrebbero consentito a che tutti gli ammalati di nefrologia andassero nel centro di prima accoglienza, che era la struttura principale con i posti letto e degenza, che gli ammalati renali fossero stabilizzati e che poi solo quelli in perfette condizioni che non necessitavano di particolare cura al di là della terapia dialitica fossero mandati nei centri. La realtà è che oggi tutto questo è rimasto sulla carta e non è stato messo in pratica. Per
cui tutti i centri di dialisi si comportano come se fossero centri di primo livello, perché devono gestire gli ammalati dall'A alla Z con tutte le problematiche che hanno. Quindi quello che dice il direttore sanitario, purtroppo per lui e per noi non corrisponde a vero, perché la verità è questa. Quindi quando loro decideranno di mettersi d'accordo e di far funzionare, di applicare i decreti, noi ci adegueremo e quindi prenderemo atto che non sarà più mia la responsabilità nell'ospedale di periferie, ma sarà del centro principale. Questo ad oggi non c'è e quindi purtroppo noi ci dobbiamo prendere questa responsabilità. Questo era il dissenso con il direttore sanitario.